Ciao, allora, domanda che mi viene spesso fatta: qual è il setup di monitoraggio che io uso sul palcoscenico? Allora, sto andando in questo momento a fare le prove per il nuovo tour di Patti Pravo, dove ci è stato richiesto di montare in studio tutto quello che poi sarà usato sul palcoscenico, quindi ho messo proprio tutta la batteria come dovrà essere durante gli spettacoli, tutti i monitoraggi, cuffie, mixer, quindi andiamo, tra poco arrivo e ti faccio vedere qual è il setup per ascoltare in cuffia tutto quanto durante il concerto, ok? Ci vediamo tra poco. Allora, eccoci qui nella sala, ti faccio vedere al volo il posizionamento, la disposizione della sala e poi andiamo a vedere il setup di monitoraggio. Allora, qui dove sto in questa postazione ci stanno i fonici che fanno il preallestimento, chiamiamolo così, quindi stanno già cominciando a tarare i volumi e a predisporre in linea di massima quello che succederà poi sul palcoscenico durante i soundcheck. Ok, qui dietro abbiamo la postazione delle tastiere con tutti i pedali di AI eccetera. Di solito le tastiere sono 5, però in questo momento sono smontate, quindi sono solo 2. Poi abbiamo la postazione della cantante qui, poi abbiamo la postazione del sax qua dietro, dove ci sono questi due microfoni, e poi le due postazioni delle chitarre, che sono una qui vicino alle tastiere. Qui vicino alla batteria abbiamo il basso e qui sotto la chitarra. Adesso andiamo a vedere come funziona il monitoraggio. Allora, eccoci qui seduti sulla batteria e il monitoraggio fondamentalmente è una cosa molto semplice. Qui dietro c'è un mixer semplicissimo della Behringer, molto economico, l'ho pagato neanche 70 euro, che ha 5-6 canali, ok? Nel primo canale, dove c'è l'ingresso Canon, praticamente faccio arrivare la mandata che il fonico mi manda con la somma di tutti gli strumenti, ok? E in altri 2-3 canali stereo con il jack ho collegato il pad, ok? Dall'uscita cuffie me lo mando direttamente nel mixer e mi gestisco io il volume, perché in questo modo posso gestire meglio se mi serve sentire un suono prima di suonarlo o cambiare una patch. Posso chiudere il volume di uscita del master, quello che sente il pubblico praticamente, e invece ascoltare isolato nella mia cuffia solo ed esclusivamente il suono che mi serve. Quindi lo posso provare un attimo, poi riapro il master del pad e quindi nel momento in cui lo suono poi lo sentono tutti, ok? E in più ho il click qui sotto che va in un altro canale stereo o anche mono del mixerino, e queste sono le cose che io sento con i miei ear monitor, che sono questi qui, che sono collegati al mixer. Qui nella sala prove il mixer è esattamente dietro di me, te lo faccio vedere. Io sono seduto qua e il mixer adesso è messo sulla scatola del pedale qua dietro, ma in verità durante i live è in questa posizione vicino al secondo rullante e di solito qui sotto al leggio. Il setup è un setup più o meno standard: ho 2 tom, 2 timpani, ho rullante da 14x5,5, tom da 10, 12, timpano da 16 e timpano da 18. Si vedono che sono un po' grandi, ma in verità andava bene pure un timpano da 14x14, un 16x16, però il set che avevo, questo della DV, era bianco, era figo insomma esteticamente, quindi abbiamo deciso di utilizzarlo. C'è il timpano enorme, meglio, facciamo più rock, ok? Poi abbiamo tutti i piatti Crash Sabian 13, tin molto brillante, poi 17 e da quest'altra parte il 16, tutti della serie AA. Poi ho un Ozone, ok, da 16 pollici, questo Ride UFIP serie Natural, perché non rimbomba tanto, mi è sempre piaciuto come suona, è un po' scuro, è un suono controllato. Poi Splash da 10 HHX e un altro splashino che è tipo campana, insomma molto molto acuto, e un secondo Charleston che in verità è sempre chiuso ed è da 10 pollici. Questo Charleston io lo utilizzo quando devo praticamente simulare il Charleston elettronico, praticamente per non farlo proprio finto lo faccio con questo Charleston che è sempre chiuso con una certa pressione tra i due piatti. Comunque il monitoraggio in cuffia avviene in questo modo, e il sistema di mix, il banco che usano i fonici eccetera, è il sistema Midas, che consente di fare come tanti mixer insomma
insomma, professionali, una cosa fighissima, cioè il fonico, una volta che ha fatto le mandate per il batterista, per il chitarrista, praticamente ti può collegare il tuo cellulare con il wifi al suo mixer e tu ti puoi gestire i tuoi volumi in cuffia e quindi fare il mix di quello che tu ascolti, quindi vuoi un po' più di voce, meno chitarra, più basso, fai come ti pare dal tuo cellulare, c'è un'app gratuita che scarichi, la connetti con il mixer e funziona benissimo. Quindi io qui praticamente attacco il mio telefono in modalità aereo, ovviamente, perché non posso ricevere telefonate durante il concerto, e durante il soundcheck mi faccio tutti gli ascolti bene, in maniera tale che io non devo stare 3 ore a chiedere al fonico poveraccio, che già deve seguire 500.000 cose, di sistemarmi delle cose a me, e quindi se ho un'esigenza particolare lui non si stressa perché io non gli chiedo in continuazione di regolare i volumi, e io non mi stresso perché so che lo posso fare al volo, ok? Quindi la cosa è molto semplice, e questo qui è il setup, te lo faccio vedere al volo dall'alto. Quindi spero che il setup di monitoraggio sia chiaro. Se questo video ti è piaciuto, condividilo, iscriviti al canale YouTube, alla pagina Facebook, e se hai altre domande su questo argomento, scrivile nei commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!